Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio. Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni su Radio Incontri in Blu Cortona. Di là dal vetro c'è sempre il nostro fantastico regista Carlo Lancia. Vi ricordo che durante la diretta ci trovate in video sul nostro canale twitch.tv/radioincontricortona. Sergio Leone dichiarava: quando scatta in me l'idea di un nuovo film, ne vengo totalmente assorbito e vivo maniacalmente per quell'idea. Mangio e penso al film, cammino e penso al film, vado al cinema e non vedo il film, ma vedo il mio. Non ho mai visto De Niro sul set, ma sempre il mio Noodles. Sono certo di aver fatto con lui C'era una volta il mio cinema, più che C'era una volta in America. Il film di stasera, quindi avete capito, è C'era una volta in America, un film del 1984, diretto da Sergio Leone e interpretato da Robert De Niro, James Woods e Elizabeth McGovern. Tratta dall'omonimo romanzo autobiografico di Harry Gray, The Woods in originale, del 1952, la pellicola narra, nell'arco di più di 40 anni, dagli anni 20 agli anni 60, le drammatiche vicissitudini del criminale David Noodles Aronson e dei suoi amici e nel loro progressivo passaggio dai quartieri bassi di Manhattan all'ambiente della malavita organizzata della New York del proibizionismo e del post-proibizionismo. Il film intende essere una critica alla società americana e al percorso di involuzione a cui può portare il sogno americano e la malavita organizzata. Dove è nascosto? Frankie Moraldi è il più grosso, lo vuoi capire? Da oggi è lui che ha in mano tutta la combinazione. Appunto, e da domani stai sicuro che avrai in mano anche noi. Noodles, come va? Piacere di conoscerti. Ma non devi chiamarmi signor Moraldi, come dice lui. Io voglio che gli amici miei e le persone che rispetto mi chiamino Frank. Un giorno sei arrivato e hai detto: non mi piacciono i cani. Allora io la trovai una bella frase, e anche adesso. Dai, pensiamoci bene però, Noodles. Ci chiederanno di entrare con loro, i vantaggi sono enormi. Che problema? Nessuno. Un gioco da ragazzi. Eccoli qua, i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Cos'è? È un sogno. È un sogno che ho avuto per tutta la vita. E ti giuro, non lo so, che io e te insieme possiamo farlo avverare. Oggi hanno chiesto a te di fare fuori Joe, domani chiederanno a me di fare fuori te. Se questo sta bene a te, a me non mi sta bene. Maxi, dove vai tu? Vengo anch'io, ricordatelo. Io dovrei proprio mollarti. La sceneggiatura del film è frutto di un lavoro lunghissimo che copre un arco di tempo di circa 12-13 anni. Infatti, fin dall'uscita di Giù la testa, il regista iniziò a progettare di realizzare un gangster movie ambientato nell'America dei primi del Novecento. Gli ostacoli furono innumerevoli e su tutti il più importante fu lo stesso regista: non aveva in mente una trama precisa per poter scrivere in modo continuativo la sua sceneggiatura. La trama definitiva venne in mente al regista solo alla metà degli anni 70, quando lesse il romanzo The Woods di Harry Gray. Il romanzo era stato firmato dall'autore con uno pseudonimo per poter nascondere la sua identità, visto che si trattava dell'autobiografia di un vero gangster degli anni del proibizionismo che si chiamava proprio David Aronson. Sergio Leone rimase molto colpito dal libro e scelse di trarne ispirazione per il suo film, arrivando a definire quella come la trama che andava cercando ormai da un decennio.
Avendo a disposizione un budget elevato, Sergio Leone si avvalse di un cast misto, composto da grandi stelle internazionali e da attori debuttanti o poco conosciuti. Robert De Niro e David Noodle Aronson, il protagonista del film. De Niro era una star molto affermata, avendo già vinto 2 premi Oscar. In seguito a questo film tornerà a interpretare ruoli simili per Brian De Palma in Gli Intoccabili e per Martin Scorsese in Quei Bravi Ragazzi, Casino e The Irishman. Per preparare e perfezionare al meglio il suo personaggio, chiese di incontrare ripetutamente il boss Meyer Lansky, non ottenendo mai però una risposta positiva. James Wood e Maximilian Max Berkowitz, amico di Noodles e co-protagonista della storia. James Wood venne scelto su consiglio di De Niro. All'epoca Woods era un attore noto principalmente per aver lavorato con David Cronenberg in Videodrome come protagonista. Il provino non colpì subito Leone, che lo scritturò solo al termine della selezione dopo aver spostato Joe Pesci al ruolo di Frankie. Elizabeth McGovern è Deborah, la donna che Noodles ha sempre amato. Per il ruolo vennero considerate moltissime altre attrici, in alcuni casi decisamente più celebri della McGovern. Tra le prime candidate al ruolo ci fu, pensate un po', Romina Power. Tuttavia, come personaggio di Carol, Leone alla fine optò per un'attrice meno conosciuta al grande pubblico. Noodles. Così tu sei fuori. Voglio che pensino che sono stato io. Dove vai? A prendere Eve. Non andarci. Perché? No, ci sono già passati loro. Dica pure. Signore, dove deve andare? Non lo so. Il primo che parte. Buffalo? Solo andata.
New York, 1933, epoca del proibizionismo. Quattro spietati sicari, inviati da ignoti mandanti, cercano rabbiosamente il gangster David Noodles Aronson, dopo aver assassinato Eve, la sua compagna. Fat Moo Yelly, proprietario del bar dove Noodles risiede, viene pestato a sangue nel piano superiore del suo locale, finché non indica un teatro cinese con ammessa fumeria doppio. Noodles si trova lì per dimenticare la morte dei suoi tre amici e compari, pazzi, Patrick Goldberg, Cockeye, Philip Stein e Max, Maximilian Berkowitz. In un flashback lo si vede assistere all'incendio di un camion carico di casse di whisky e alla morte degli amici. Sull'asfalto giacciono i loro corpi, uno dei quali, quello di Max, è completamente carbonizzato. Due dei quattro scagnozzi irrompono nel teatro cinese, ma Noodles fugge in tempo da un'uscita secondaria. Recatosi al locale di Fat Moo, uccide il terzo sgherro, ma non soccorre l'amico, così da scagionarlo agli occhi dei sicari. Quindi prende una chiave riposta in un orologio a pendolo e si reca in una stazione ferroviaria, dove apre una cassetta di sicurezza al cui interno c'è una valigia che contiene solo vecchi giornali. Confuso e rassegnato, decide di salire sul primo treno in partenza, diretto a Buffalo, scappando per sempre da New York, per rifarsi una nuova vita. Noodles. Ho riportato la chiave della pendola. Chiudi la porta. Da bere. Oh, scusami, sì, certo, mettiti a sedere, vengo subito. Chi è Robert Williams? Sono io. Desideriamo informarla che a seguito della vendita del cimitero israelitico... Ma sì, è l'invito che ha fatto la sinagoga per spostare le salme. Me l'hanno mandata anche a me per mio padre, Olav Shalom. A me non l'ha mandata la sinagoga. L'ho ricevuta da una settimana. E il rabbino mi ha detto che l'ultima l'ha spedita 8 mesi fa. È giusto. È proprio quando ho ricevuto la mia. E che altro ti ha detto il rabbino? Ha detto che era tutto a posto. I corpi di Philip Stein, Maximilian Berkowitz e Patrick Goldberg erano già stati sistemati. Tutti e tre nel più bel cimitero di New York, a Riverdale. E questo che significa? Significa, caro Noodles, anche se t'eri nascosto nel buco del culo del mondo, eccoci, ti abbiamo trovato.
cosa sei? Sei sporco che fai schifo. In più ti arrampichi sui muri dei cessi, che cosa sei? Non sei uno scarafaggio? E lasciami! Ah, ti faccio schifo? Intanto però ti sei fatta vedere nuda. Da uno scarafaggio? Ma guardati allo specchio, David Aronson. Se non mi lascia in pace, va a finire che gli do quello che cerca. Che vuole, Bugsy? Bisogna fare un sollecito. C'è il vecchio giornalaio che non vuole pagare la protezione. Siamo nel 1968. Noodles, ormai ultra sessantenne, torna a New York e incontra Mo, che continua a gestire il bar. I due discutono di una strana lettera apparentemente speditagli da un rabbino locale, in cui lo si invita a trattare il trasferimento delle salme dei suoi tre amici, avvenuto già 8 mesi prima a spese di un ignoto benefattore nel sontuoso cimitero di Riverdale. Noodles suppone che la missiva costituisca il messaggio di un vecchio nemico che gli fa così intendere di averlo rintracciato, nonostante egli viva altrove sotto falso nome. Mo lo ospita per la notte nell'appartamento adiacente al locale. Noodles, ora solo, vaga per il locale guardando attraverso una feritoia che dà su un magazzino, vede affiorare alla mente antichi ricordi. Il giovane Noodles spia Deborah dalla feritoia del muro. 1918. Un adolescente, Noodles, spia la bella Deborah Jelly, sorella di Mo, mentre si esercita aspirando a diventare una ballerina. Sarà poi il grande amore della sua vita. Noodles è un ragazzo di strada del Lower East Side di New York e vive di espedienti. Imbattutosi fortuitamente in un suo coetaneo, lo smaliziato Max Berkowitz, che si è appena trasferito nel Bronx, i due costituiscono con gli amici pazzi, Cockey e Dominique, una propria gang indipendente, iniziativa per la quale si inimicano il piccolo boss locale Bugsy. Diamo ora il microfono a Francesca Pellegrini, blogger e esperta di cinema, scrive per My Movies, Feltrinelli e Vanity Fair, e da un suo blog. A te, Francesca. Ciao Marco, buonasera a tutti. Lo so, sono sparita un po' dai giri, ma sono andata a letto presto. E dal famosissimo Incip ispirato a Marcel Proust, iniziamo la nostra serie di curiosità sul capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta in America. L'epopea gangster che copre mezzo secolo è il terzo capitolo della trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West e Giù la testa. Ma C'era una volta in America è anche il secondo film non western di Leone, fin dal suo esordio con Il colosso di Rodi nel 1961. Leone rifiutò l'offerta di dirigere Il padrino nel 72, pentito amaramente, decise di girare questo film, utilizzando la tecnica del flashback come nel Padrino parte seconda. Al Pacino e Jack Nicholson rifiutarono il ruolo di Noodles in favore di Robert De Niro. Bob De Niro voleva ispirarsi a Meyer Lansky, il famoso boss mafioso bielorusso, il cosiddetto sindaco ebraico, ma Meyer Lansky disse di no. Non voleva assolutamente incontrare De Niro e avere a che fare con il film di Sergio Leone. Per il ruolo del miglior amico di Noodles, Max, il principale candidato era Joe Pesci. Tuttavia i suoi provini non piacevano a Leone, pur riconoscendo la bravura dell'attore. Però non lo riteneva adatto per la parte, quindi lo scritturò per il ruolo di Frankie Monaldi, il primo gangster da lui interpretato che non usa un linguaggio scurrile e non uccide nessuno. Quindi per il ruolo di Max fu scritturato James Woods, su consiglio di De Niro. Woods non appare fino a oltre 90 minuti dall'inizio del film. C'era una volta in America è ricordato anche per l'esordio della bellissima Jennifer Connelly, all'epoca dodicenne, che sul set ha dato il suo primo bacio innocente al piccolo attore che interpretava Noodles. Durante i 9 mesi di riprese, realizzati tra Cinecittà,
Parigi, sul lago di Como, Venezia, New Jersey, nella Brooklyn newyorkese, Miami e Montreal, lo scenografo Carlo Simi, il direttore della fotografia Tonino Delli Colli e la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci hanno lavorato all'atmosfera di ben tre epoche, e cioè gli anni 20, i 30 e fine anni 60. Sergio Leone commissionò la colonna sonora ad Ennio Morricone, naturalmente, con così largo anticipo che fu ascoltata sul set con gli attori perfettamente calati in piena atmosfera gangster. La celeberrima Deborah's Theme fu composta dal maestro negli anni 70 per il film di Franco Zeffirelli Amore senza fine, ma fu scandalosamente scartata. Ultima, ma non meno importante della nostra carrellata di curiosità, è quella che riguarda la durata del film. Il primo montaggio, quello originale, era di 10 ore, poi Sergio Leone decise di ridurlo a 6, e il resto, amici miei, è storia. Io mi sono rivisto il film da 4 ore e mezzo perché mi sembrava abbastanza con gli inserti dal film che erano stati tagliati poi la versione cinematografica in inglese sottotitolati. Va bene. Un sabato, mentre tutta la comunità è in preghiera in sinagoga, Noodles incontra Deborah nel bar dei Gelli. La fanciulla non approva il suo stile di vita e perciò, seppur a malincuore, non vuole concedersi a lui. Proprio nel mezzo di un dialogo, Noodles viene richiamato fuori da Max e abbandona Deborah. Una volta in strada, i due ragazzi vengono malmenati e derubati da Bugsy e dai suoi compari. Noodles, sanguinante, cerca rifugio bussando alla porta di Deborah, la quale però, nel rimarcare il proprio disappunto, lo abbandona fuori al proprio destino. Noodles e i soci, nonostante le intimidazioni, continuano le loro attività in proprio fino a mettere a punto un espediente per recuperare delle casse di whisky gettate in mare dai contrabbandieri italo-americani, eludendo le motovedette della polizia fluviale. Ottengono ingenti guadagni e inaugurano un fondo comune custodito in una valigia depositata presso una cassetta di sicurezza in una stazione. Bugsy, furioso per lo sgarbo, tenta di eliminare la gang una volta per tutte e farne le spese è il giovanissimo Dominique, ucciso con un colpo di pistola alle spalle. Noodles si vendica uccidendo Bugsy, ma viene colto in flagrante da due poliziotti. Nel tentativo di difendersi dall'arresto accoltella uno dei due agenti di polizia, per cui viene condannato a scontare una pena detentiva di 12 anni. Buonasera Marco, a te e ai fedelissimi ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona, ma soprattutto di Film alla Radio. È il caso di dire c'era una volta Film alla Radio? È un film che potevo dirigere soltanto con i capelli grigi e qualche ruga intorno agli occhi. I miei film precedenti erano il mondo giudicato da bambini, storie che raccontavano la giovinezza dell'America, quindi le prime ombre del suo crepuscolo. Questo è un giudizio sul mondo dei bambini, invece, su Hollywood, su me stesso. Un film tessuto sui ricordi, autunnale, girato nella notte del cinema. Ecco come Sergio Leone ha descritto, quasi a volerne dipingere un quadro, il suo capolavoro dallo sviluppo estremamente articolato e dalla lunghissima gestazione, dal 1966 al 1984. Nonostante spesso si tenda a dimenticare questo aspetto, C'era una volta in America è l'unico film di Sergio Leone che ha alla base un libro, Mano armata di Harry Gray. A far scoprire questo libro a Leone sarà Giuseppe Colizzi, inventore del duo Bud Spencer e Terence Hill. Da lì un lavoro corale di sceneggiatura, l'arrivo di Robert De Niro sul set, il successo che tarda ad arrivare, soprattutto in America. L'iconica risposta di Leone alla richiesta di addolcire il film per i delicati palati americani, riducendone la durata di quasi 4 ore, fu: tagli non ne faccio, fate in modo che gli americani vadano a cena prima o dopo la proiezione.
ma non fu abbastanza. Il film infatti sarà rimaneggiato e tagliato per gli States, 180 minuti in ordine cronologico. Leone reagì subito, lamentò i tagli, ma ancora di più la risistemazione in ordine cronologico delle sequenze del film. C'era una volta in America e tutto lì. Così il film verrà seriamente danneggiato, ma così il film non esiste più. Gli rimase solo la possibilità di negare la sua firma alla versione americana, con queste parole: «Io lo vedo con i miei occhi di europeo, e le difficoltà sono conseguenti. Il film è troppo caro per essere europeo e troppo poco costoso per essere americano». Dalle difficoltà ai diversi trionfi del film, da alcune dichiarazioni sulla rappresentazione delle donne nei film di Leone, alle lacrime di emozione di De Niro a Cannes, fino alla morte del regista, il percorso di «Che hai fatto in tutti questi anni?», già citato dalla mia collega Francesca, è chiaro, coeso ed entusiasmante per qualsiasi cultore del cinema. C'era una volta in America alla forza dell'epica letteraria che si fa al cinema. L'opera di Leone percorre 50 anni di storia senza soffermarsi sugli eventi che si succedono a livello mondiale. Ciò che avviene intorno si legge sui volti e le azioni dei personaggi principali narrati nella vicenda. Il tempo si dilata in ognuna delle epoche raccontate, non dando mai l'impressione di aver lasciato qualcosa di insoluto, nonostante capiti che la sceneggiatura dia più importanza a ciò che può immaginarsi lo spettatore che non ad imboccarlo su ciò che non si è visto, magari in quegli 11 anni dal 21 al 32 o dal 35 al 33, che Leone pare voler simbolicamente annebbiare seguendo il percorso psicologico introspettivo del protagonista, nel primo caso incarcerato dopo l'omicidio di Bugsy e nel secondo caso sfuggito alla morte dei suoi amici. Quando il film uscì nel 1984, Leone dovette tagliare circa mezz'ora di pellicola perché il materiale girato era troppo e bisognò scendere a questo piccolo compromesso che gli parve comunque una violenza e che gli fece piangere il cuore, anche se non era nulla rispetto a quell'aberrazione che i produttori americani avevano fatto. Per l'uscita nelle sale statunitensi, infatti, questi ultimi avevano stravolto, eliminato il montaggio di Nino Baragli, riallineando il filo temporale della trama, ignorando non solo il lavoro magistrale del montatore, ma anche la volontà di Leone che nella sceneggiatura scritta con Benvenuti, De Bernardi, Medioli, Arcalli e Ferrini, avevano già immaginato e desiderato gli intrecci narrativi tra le varie epoche della storia. L'uscita statunitense fu un flop anche per un ulteriore taglio che portò sugli schermi una versione di 139 minuti. Ma per fortuna, nel resto del mondo, tutti poterono vedere l'opera di 229 minuti così come l'aveva voluta e creata Sergio Leone, o quasi. Infatti, bisognerà aspettare il 18 maggio del 2012 e il restauro della Cineteca di Bologna e del laboratorio L'immagine ritrovata, in collaborazione con Andrea Leone Film e Regency Enterprises, finanziati dalla Film Foundation di Martin Scorsese, che riuscirono a proiettare al Festival di Cannes la versione completa che il regista aveva girato con l'inserimento dei 26 minuti inediti che nell'84 erano stati tagliati. Ringraziamo anche Maria Vittoria Pierleoni con il suo importante contributo a tutte le puntate di Film alla Radio. Siamo nel 1968. Rudolph si reca a Riverdale nella monumentale cappella fatta erigere dallo sconosciuto benefattore. All'interno legge il proprio nome su una targa commemorativa e trova una chiave che penzola dalla targa, che riconosce essere identica a quella della cassetta di sicurezza usata tanti anni prima.
Una volta sul luogo, trova una valigia con una cospicua somma e un messaggio: pagamento anticipato per il tuo prossimo lavoro. Mo, pazzi, Max e Kokai brindano con Noodles alla sua scarcerazione. 1930. Noodles esce di prigione e trova ad attenderlo Max, che stenta a riconoscere, il quale lo informa che nel frattempo la banda ha ingrandito le proprie attività, trasformando l'esercizio di Fat Mo in un bar dove si distribuiscono clandestinamente alcolici in piena epoca proibizionista. Noodles scopre che i suoi tre amici hanno iniziato a compiere dei lavori importanti al soldo di organizzazioni molto potenti, di cui Max vuole garantirsi la protezione. Un lavoro consiste in una rapina in una gioielleria di Detroit per conto di un potente boss italoamericano di nome Frankie Monaldi e del suo referente Joe. Il colpo assume risvolti grotteschi. Noodles, provocato da una commessa di nome Carol, arriva a violentarla, sebbene ella dimostri compiacenza. Al momento della consegna della refurtiva, Max e i suoi compari si sbarazzano di Joe e della sua banda, perché Max si era segretamente accordato con Monaldi per eliminare la concorrenza di Detroit. Noodles, visibilmente contrariato e sdegnato per la violenza dell'agguato, redarguisce Max per averlo tenuto all'oscuro e lo accusa di voler tradire la linea indipendentemente stabilita anni prima. È l'inizio di una graduale frattura che porta Noodles a diffidare sempre più delle ambizioni del suo amico, palesemente avido di denaro e di potere. Che cosa fai? Dammi da bere. Siamo chiusi. La gente per bene non beve il giorno del Pesach, va in sinagoga. Allora tu che ci fai qui? Qualcuno deve pur restare a fare la guardia. Coi ladruncoli che ci sono in giro, te ne puoi ritrovare uno in casa. Specialmente se gli lasci la porta aperta. Pregare anche qua dentro. Qui o alla sinagoga per il Signore è lo stesso. Vieni qui e siediti. Il diletto è candido e rosato. Le sue guance sono oro sopraffino. Il suo collo è uno stelo suavissimo. Anche se non se lo lava dalla Pasqua passata. I suoi occhi sono occhi di colomba. Il suo corpo è risplendente avorio. E le sue gambe sono due colonne di marmo. In calzoni così luridi che stanno in piedi da soli. Questa è la tua parte. Chi non lavora per me non lavora per nessuno. Io non voglio padroni. Era meglio se te ne restavi nel Bronx. Era meglio anche per te. C'è Bugsy! C'è la pistola! Thank you.
un parente? O la zia? Ti trovo meglio. Vieni, togliamoci di qua. È tua l'idea? La nostra è un'impresa seria, seria e redditizia. A ciclo completo, ci serve da facciata e rende anche bene, vedrai. Mia madre me l'aveva scritto che eri diventato un vecchio morto. E anche di tutto quello che hai sempre fatto per la mia famiglia. Figurati, soldi tuoi, tutto segnato sui libri della società. Tu sei company, tu pazzi e cocai, tutti beccamorti alla pari. Anzi, scusa, abbiamo subito un servizio urgente. Prima gli affari, ecco. Ehi, vieni, guarda, sai, morte improvvisa. Queste sono tragedie. Pensa, 26 anni. 26? Poverina, che peccato. Abuso di eccitanti. C'è rimasta secca. Ma sempre eccitata! Ma dai, Noodles! Tira fuori la candela, vediamo se hai cambiato gusto in galera. Ecco. Aspetta, ecco, si è rivolta nella bara. È un'anima in pena. Nel bar di Fat Mo, Noodles apprende da un notiziario televisivo che il senatore Christopher Bailey è scampato miracolosamente a un attentato dinamitardo. Il politico infatti risulta coinvolto in una controversa indagine per corruzione, durante la quale sono già stati assassinati altri testimoni. Nel servizio appare una vecchia conoscenza, il sindacalista James Conway O'Donnell. 1932, in questo periodo imperversano le lotte del movimento operaio. La banda riceve un incarico da Sharkey, un politico vicino al sindacato trasporti. Chicken Joe, uno sgherro al servizio di un certo Crowing, direttore di una fabbrica occupata, ha preso in ostaggio O'Donnell per costringerlo a porre termine a uno sciopero. Noodles e la sua gang intervengono sequestrando Crowing per obbligare Chicken Joe allo scambio dei due ostaggi. Quest'ultimo però non demorde e in seguito ordina la gambizzazione di O'Donnell. La risposta di Max e Noodles è un'imboscata ai danni del boss, che risparmia solo l'impietrito Crowing. Per garantire il successo dell'operazione, la banda arriva a ricattare il capo della polizia, Vincent Aiello, scambiando i braccialetti ai neonati nella nursery in cui si trova il nuovo nato del poliziotto. Scena fantastica questa. Diviene così sempre più chiara la commistione tra la malavita, il sindacato, la politica e le forze dell'ordine, tanto che nell'imminenza della fine del proibizionismo, Sharkey propone nuovi affari a Noodles e soci. Max, sempre più ambizioso, accetterebbe di buon grado, mentre Noodles manifesta ancora una volta tutta la propria disapprovazione. Per conquistare Deborah, Noodles organizza una splendida serata in un ristorante sul mare, prenotata esclusivamente per loro due, durante la quale le chiede di sposarlo. Day, pur ricambiandolo, declina nuovamente la proposta per l'annoso motivo del suo stile di vita, che comporterebbe soprattutto la rinuncia alle proprie aspirazioni artistiche. Deborah è in procinto di partire per Hollywood. Noodles, profondamente deluso, si offre di accompagnarla a casa per poi violentarla brutalmente in automobile senza che l'autista intervenga. Così facendo, Noodles la perderà definitivamente. L'esplosione di stamane alle 11.30 davanti a Villa Bailey a Long Island è un attentato. Con tutta probabilità un duplice attentato. Infatti, nella macchina saltata in aria, oltre alla vittima, il procuratore distrettuale James Lister,
Doveva esserci anche il segretario al commercio, senatore Christopher Bailey, all'ultimo momento trattenuto in casa da una telefonata. La vittima avrebbe dovuto comparire giovedì prossimo insieme al senatore Bailey davanti alla commissione d'inchiesta per deporre su quello che ormai viene chiamato lo scandalo Bailey. Vista l'impossibilità di entrare direttamente in contatto con il senatore Bailey, questo Bailey lo conosci? A ottenere un colloquio con il suo legale, avvocato Irving Gold, sperando di avere un suo commento. Avvocato, come lei sa, il procuratore Lister è il secondo testimone nello scandalo Bailey che fa una fine improvvisa e violenta. Il primo fu Thomas Finney, sottosegretario al commercio, che un mese fa precipitò da una finestra del suo ufficio al 15° piano. Lei ritiene che... Prendi quei soldi e vattene. Cosa ti tiene ancora qui? Se ne sta occupando l'FBI. Chiedete a loro. Il solo testimone che resta è l'uomo che, a torto o a ragione, ha dato il suo nome a tutta questa oscura vicenda, il senatore Christopher Bailey. La curiosità. Il senatore è perfettamente sereno. Questo è il mio ultimo piano. Aspettate! Sono io, ragazzi! Non sparate! Crown! Sì. Ragazzi, basta così. Ma come basta? Ancora pochi minuti ed era fatta. L'avevamo quasi convinto. Noi a lui l'abbiamo convinto del tutto. Calmi. Calmi. Mettete giù. Mettete via le pistole. È uno scambio di prigionieri. Scambio alla pelle. E Chicken Joe? È un'operazione semplice. Il rappresentante degli operai contro quello dei padroni. Ma guarda chi si vede. Gli quaccio becca morte di fatmo. A proposito di morti, come ti va il tuo cancro allo stomaco, Chicken Joe? Scioglilo. Io non ne prendo ordini da te. Vedi, Joe, noi non ti chiediamo di prendere ordini. Noi te li diamo. Te li diamo e basta. Slegalo. Slegatelo. Occupando la fabbrica, la polizia ha colto tutti di sorpresa, tutti, la stampa, il sindacato e specialmente gli scioperati. Ma che la facciamo diventare una dichiarazione di guerra? La nostra è stata un'azione pacifica. Contro le norme sindacali e il diritto di sciopero. Io faccio il capo della polizia, non il capo popolo. Gli scioperanti hanno commesso violenze tali da richiedere il vostro intervento. Il mio motto è prevenire e non reprimere. Ma lei ha fatto entrare i crumiri e li ha difesi. Signori, voi volete parlare con me? E allora chiamate gli operai disoccupati. E adesso, col vostro permesso, vado a portare questi fiori alla mia signora prima che appassiscano. Perché, come forse voi sapete, io sono l'orgoglioso padre di un figlio maschio. Figlio maschio? Un masculone papà. A noi risulta anche che è il più giovane azionista della fabbrica occupata. Che stai dicendo? Sembra che la ditta per sdebitarsi abbia fatto un dono al bambino. È un brutto reato la diffamazione. Specie se viene da un cronista di merda. Hai capito che è grave quello che hai detto? Ma visto che questo è il primo maschio dopo quattro femmine, oggi sono in vena d'amnestia. Vai, vai. E fai il buono, eh? Vai! Thank you.
sta papà, la vernacchietta, papà, la vernacchietta, papà, ma c'è la vernacchietta. Ma che avete fatto qua? Oh, no! Qua, un cazzo lo voglio, non è così. Te lo volete spiegare? Allora, che cazzo è successo? Il numero è giusto. Un numero giusto? Ma io ti strozzo, disgraziato. Trova subito mio figlio, se ne la pizza sto spezzo in mespito. Pronto? Pronto? E non rompere lo cazzo. No, no, scusi, no, non dicevo a lei. Abbia pazienza, non dicevo a lei. Ma scusi, lei chi è? Uno che ti vuole aiutare. Ma lasci perdere, con chi sto parlando io? Ma che cazzo sei tu? Dove sta mio figlio? E dove vuoi che sia? Al reparto maternità non si è mai mosso di lì. E dato che era un po' agitato ha voluto cambiare letto, tutto qua. E gli altri, visto lui, gli sono andati dietro. E anche loro hanno voluto tutti cambiare letto. Tu pensa che casino. 40 poppanti che saltavano da un letto a un altro scambiandosi le piastrine. E ora è un bel problema, eh? Senti, faccia di merda, io ti ritrovo. E ti faccio saltare i coglioni. Eh? Hai perso la piastrina di mio figlio. No. Per fortuna c'eravamo noi lì a controllare il traffico. E allora se vogliamo li possiamo rimettere tutti dove erano. Ma qui sta il problema. Tu ci devi venire incontro. Che vuol dire venire incontro? Ma te che te ne frega di chi vince lo sciopero? Ma che cazzo c'entro io con lo sciopero? Che cazzo c'entri? Primo hai fatto entrare i crumiri. Secondo hai mandato i tuoi uomini a proteggerli. Ecco quello che hai fatto. Ho fatto il mio dovere. Sta zitto, stronzo, tu ora sta calmo e ti dico io che devi fare. Ascoltami molto attentamente. Tu scompri i tuoi uomini e lasci che gli scioperanti se la vedano loro con i padroni. Sono stato chiaro? Ma voglio il numero di mio figlio. Se fai così noi ti diamo il nuovo numero di tuo figlio. Se lo fai così vuol dire che te lo trovi da te e buona fortuna. Allora, che decidi? Ok, va bene. Oggi telefono in fabbrica e richiamo il tuo. Ecco, bravo. Lo sai, Aiello, resti sempre un grandissimo figlio di puttana, però non sei coglione come credevo. Bravo. Ok, ci sentiamo presto. Aspetta, quando mi richiami? Sta tranquillo, ti richiamo io. Sta tranquillo, ciao. Povero Aiello, si aspettava un figlio maschio dopo tre femmine e gli è toccato invece un'altra femmina, lo capiamo. Noodles esce in strada e sta per andarsene quando vede avvicinarsi un camion della nettezza urbana. Scorge poco dopo la sagoma di Max mentre avanza verso il mezzo appena partito. Max sembra sparire misteriosamente dietro di esso, forse lanciandosi nelle lame compattatrici. Noodles osserva il camion allontanarsi fino a scomparire nel buio, quando ad un tratto spunta un corteo di auto d'epoca con a bordo dei giovani festanti sulle note di God Bless America di Irving Berlin. 1933. Si ritorna alla scena del teatro cinese. Noodles giace sul letto sorridendo, inebriato dall'oppio. E anche questa sera, insieme a Radio Incontri Cortona, Radio Incontri in Blu, la Radio in Blu, e a tutti i nostri collaboratori, abbiamo ascoltato e immaginato un altro fantastico film. Dopo la sigla vi faccio ascoltare Cocky's Song, Pan Flute, eseguita da un'orchestra diretta dal maestro Morricone, autore di tutta la colonna sonora. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo, che mi segue sempre alla regia, Silvia, che mi aiuta in redazione. Ringrazio Francesca Pellegrini, critica cinematografica, e Maria Vittoria Pierleoni, storyteller. Io vi saluto, vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org e anche su Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, cercando semplicemente Film alla Radio. E vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì e di replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao! Leone, ti dicono, perché racconti in America e non il paese dove sei nato? Ma sai, per una semplice ragione, perché nell'America c'è il mondo, che è un coacervo di razze, tanti difetti e tanti pregi, e quindi io credo che raccontando l'America racconto anche l'Italia. Infatti ci sono molti italiani, i sindaci di New York sono italiani perché la maggior popolazione di New York è italiana, e quindi credo di raccontare, questa volta ho voluto raccontare una storia soprattutto di ebrei, pur essendo una storia favolistica, anche perché mi pare che sui gangster italiani se ne è parlato tanto, come ho già detto, anche a sproposito, no? Perché in realtà noi abbiamo esportato contadini e rimportato gangster.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.